Francesco. Di. A dove sei stamattina? A Padre Chico? Raccomando a quella vigna che sono sempre in giorni nude. E c'è nuova da me, vorrà dire, te la mandami in Giappone, quella rua. Si bene te la manda a te. Mi sto a volta, ti puoi. Va bene, va bene. Non calcare la mano. Se no poi mi erve, li scunta a me. A Zirusina e a quello curiedo dello mezzadro. Sì, chiamo curiedo quello da. Quello da, con i soldi mia. Si sta fabbricando una palazzina e noi stiamo ancora tra queste quattro parite che non partono in una labinetta a 9 anni, ma... Ma non cresciamo fatia e se faccio pure le cade alle mani. Tu invece se qua entra a casa con un puerco a grattarti la ventre e metti pure un croce. Ma che piacere. Amiche e amici di Grottaglia in Rete, siamo nella parrocchia di Santa Maria in Campitelli e incontriamo alcuni dei membri della compagnia teatrale giovanile Lipicca Mabueni, un nome che è già tutto un programma, però chiediamo a loro come è nata la compagnia e come è nata la scelta di questo nome. Allora, la compagnia è nata nel 2005 come gruppo teatrale della parrocchia. Man mano i componenti andavano sempre di più crescendo, per lo più sempre giovani, e quindi abbiamo pensato ad un nome, altrimenti sembrava gruppo teatrale, e io ho detto quale nome possiamo dare? E li indicano fortunate, siccome all'inizio si sa, no? Si parte in 100.000 e poi si arriva in 10, si deve andare bene. Abbiamo detto siamo pochi, come possiamo chiamare? Picca, siamo pochi ma siamo buoni, e quindi abbiamo detto perché no? Picca Mabueni. Ecco, una cosa particolare della vostra compagnia è che pur essendo composta da ragazze e ragazzi ha una grande attenzione verso il dialetto, verso le tradizioni di Grottaglie. Come nasce questo amore per il passato? Appunto, siccome queste tradizioni vanno sempre più perdersi, quindi noi stiamo cercando innanzitutto di impararlo noi, perché noi non lo sappiamo. Stiamo imparando noi, per poi per farlo ricordare i nostri nonni e i nostri parenti. Ecco, una cosa ancora da sottolineare, soprattutto il fatto che voi divertite il pubblico, ma vi divertite anche voi, quindi è una passione, ma che poi diventa anche un vero e proprio passatempo. Chi volesse contattarvi, chi volesse avere maggiori informazioni su di voi, chi volesse magari diventare parte dei Picca Mabueni, dove vi può trovare? Allora, qui in parrocchia, presso Don Franco, o anche su Facebook c'è il nostro gruppo teatrale Picca Mabueni. È in giro per i teatri di Grottaglie. Stasera mettiamo in scena una commedia. Volete parlarci un attimo di quello che è lo spettacolo? È una commedia di Cosimo Vergianni che è stata riadattata da me, però insieme a tutto lo staff. Ricordiamo il titolo: Scinni Patruno che m'ha fatto. È una commedia di tre atti, rimane di tre atti. Abbiamo messo qualcosa che faccia un po' ridere, siccome la commedia era un po' troppo seria, se così vogliamo dire. Noi ragazzi ci divertiamo e quindi speriamo di farvi divertire anche questa sera. Beh, e allora agli amici e alle amiche di Grottaglie in Rete lasciamo il giudizio con lo spettacolo che tra poco inizia e a voi un caloroso in bocca al lupo. Grazie. Sono con un tumulo di terra, tutta la mia figlia nella saccia serve che ti stizze. Capi forza, quando devi vivere con la spinazza, cioè posso fare? Posso chiudere le orecchie? Ma sta... Con lui è capiente, se no, quel disgraziato Gennardo è capace come leva le casune e pure un'altra cosa. Stai mosso altro, ma c'è ti pare che sono ricco bullone? Lo ricco bullone sei tu, te. Ecco, bebo mia, c'è lui che cogliere solamente, dame doga la licenza dura. Senza sacrificio e senza sorde non si combina niente alla vita. Eh già. Senza sacrifici e senza soldi non si combina niente alla vita. Qua c'è una magistrazione che viene in fronte. Dice che là è meglio per la corrida. Solo perché con amore e dalla sala masseria di Previzzolo. Previzzolo non è. Via! Bello, ma non ti ripeto! Non stiamo, ce la vedo. Non
facciamo tutti e due. Ci vai prima tu, prima io. Prima io. Eia. Eia. Eia, mamma. Eia. Eia, c'è brutta sorte la mia. Ma lo sa, c'è una giuvole chiunta a sta casa. Ma la Madonna, sa, ma già portare le ricchine. Sì, 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 sì. Oggi come oggi, tutti si possono fare un trapianto. E si possono fare pure qualche sfizio. Lo sa, c'è una giuvole chiunta a sta casa. Mi vuoi mandare uno spizio? Non te lo spizio. Ma chi fa preparare le maranciane chine? Ma c'è un po' saluti, figlio? Ma quanto sei bello, sei cresciuto, guarda la bagnita, oh! Già sei come sei! Uè, c'è Rosina bella e simpatica! Ma cosa hai ricordato, sto? Che sono sti lacrime? No, no, zietta, non si piange. Che è successo? Che ha stuzzicato il tuo cuoricino? Lo vedo, c'ho altro lecchio che sto trovando a bondo di figli, ma... Oh? Ma preparo c'è roba! Ah, Luci, c'ha le cose! Oh, l'imbecile, vieni qua! Vediamo, cioè capisci così? Vedi, capisci così? Come? Lascia retta, hai capito? Ah, lascia... Lascia... la sta, quando va alla piede! C'è colpa mia! No, tre sera ma che togli tutte! Tu puoi, cioè, vieni qua, non mi sgombo! Vivo, non passa lì! Che ne ci pulzano la sciada? Gesù Cristo! O c'è sempre! Papà, grazie, sta. State comodo? Aspetta, ma abbiamo un bracciolo. No, vado via. Donna Sabè, sono venuto come al solito a comunicare con questa cittadina. A proposito, come sta? Mamma, c'è Don Gregorio. È proprio scapace. E poi si voglia sempre con mio marito.